Ciao Petes.it, fratelli di Innocenzo tornano nel luogo del diletto con il delitto, non uno ma addirittura 9 omicidi più le lettere. Dostoevsky è una serie poliziesca del poliziesco della frustrazione che io adoro, Memorie di un assassino di Bong e ovviamente Il braccio violento della legge di Friedkin e tanto altro. Ovviamente c'era anche in True Detective. Che cosa vuol dire il poliziesco della frustrazione? Vuol dire l'indagine che è difficilissima, quasi impossibile da compiere, e per due motivi: uno, perché l'assassino è quasi imprendibile; due, perché forse i poliziotti hanno dei grossi problemi con loro stessi, con il loro passato. Enzo Vitello, un Filippo Dini stupendo che non sta quasi nei vestiti, è magrissimo, un film scarno, gelido, di un'Italia America che non è nemmeno latina, perché appunto è freddissima, e come l'inizio dal punto di vista di Sara Ciocca del loro ultimo film, noi vediamo questo mondo senza nessun tipo di riferimento alla cultura italiana. Non c'è una chiesa con la croce, non c'è una forma, non c'è un piatto, anche il cibo non è italiano. Molto interessante, toast, tramezzini, Fanta, che è un trauma di Innocenzo da piccoli, la Fanta da bere. In questo mondo paludoso che potrebbe sembrare veramente l'Oklahoma, la Louisiana, c'è Enzo Vitello, un poliziotto che già all'inizio sta per farla finita, già all'inizio c'è la fine. E poi c'è tantissimo di favolacce, il mio personaggio preferito che mi angoscia e che trovo terrificante, dopo Argento è l'unico grande personaggio dell'orrore italiano, ovvero il narratore di favolacce. E la mia lettura è così, come dire, ossessionata sul narratore di favolacce, che io lo ritrovo qua attraverso un fatto pazzesco. Enzo ha una figlia, si chiama Ambra, interpretata benissimo da Carlotta Gamba, che faceva parte del capolavoro immaginato da Elio Germano in America Latina, e quindi faceva parte di quella famiglia pre-raffaellita praticamente. E Carlotta Gamba e Filippo Timi reggono molto la serie, hanno tantissime scene e non hanno un buon rapporto. Ambra anche lei vive in mezzo agli squatter, vive in mezzo alle tossiche, vive in mezzo agli zingari, vive in mezzo ai dropout, è la stessa, è un dropout, è una vagabonda, è... Che cosa è successo? Che cosa è successo in questa famiglia? Dov'è il calore? Dov'è... Non c'è niente in questo film, compresa una polizia di cattivissimo umore sempre, poliziotti che si insultano tra di loro... Ed indagini che vanno avanti in un modo scarno e senza grossa enfasi o possibilità di riuscita. C'è tantissimo Dario Argento, ci sono i disegni dei bambini, c'è il contenitore, ci sono gli orfanotrofi abbandonati dove devi tornare per ritrovare i traumi dei bambini e magari tra questi trovare qualche possibilità di connessione con l'assassino o l'assassina o gli assassini. Nel frattempo Dostoevsky continua a colpire e noi vediamo gente che sta di cattivo umore. Filippo Timi c'ha un capo che gli vuole bene. A volte un difetto che ho trovato è che a volte sembra un po' un doppiaggese, sembra un po' un film americano, un po' un fottuto un po' troppo, un fottuto un po' troppo di qua, un po' troppo di là. Era come quando appunto...